Amici e amiche, eccoci qua. Ieri sono uscito, mi sono comprato la Moleskin di Super Mario e adesso vi faccio, siccome facciamo finta di essere degli youtuber, facciamo un unboxing. Quindi tolgo questo l'accetto viola che mi appaga molto, anche perché è dello stesso colore praticamente di uno dei miei Game Boy preferiti. Rimuoviamo la fascetta e quindi si vede, non so se si fa in tempo a vedere con la cam, ma è tutto cioè inciso, sono incisi i tasti del Game Boy, la grigliettina dello speaker e i tasti start, e c'è una schermata di Super Mario Land. Eccolo qua. Poi allora andiamo, apriamolo, perché non so assolutamente cosa ci sia qua dentro. Guarda che figo. Figo figo. In caso di perdita ridare questa cosa a Kenobit, lo aggiungeremo. È un normale quadernettino a righe con dietro questo disegno molto figo della cartuccia e del Game Boy, ma qua c'è una tasca che contiene cose che per me sono estremamente fetish. E vabbè, il manualino della Moleskin, che anche chi se ne frega, un robo del quality control, ma questi adesivini di Mario molto carucci, belli, molto belli. Anche dietro c'è la zigrinatura della cover delle batterie del Game Boy, un tocco molto 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 carino. E basta, c'è questo, la taschettina, è tutto molto carino. L'ho presa ieri in stazione centrale, dove ho scoperto esserci lo store della Moleskin, e ho deciso come la userò. Ho deciso che, visto che io prendo le Moleskin e non le uso mai, ma visto che con Kenobisbo ci giochiamo tantissimi giochi tutti i giorni, scriverò la data su ogni foglio, scriverò il nome del gioco e gli metterò una valutazione, nel senso quanto mi sono divertito, se è da provare, se è una curiosità, se è una roba buffa. Quindi oggi quanti ne abbiamo? Oggi ne abbiamo, vediamo, 22 agosto, quindi inizio tranquillamente così. Allora, 22 agosto, Ghost, abbiamo giocato nel Buongiornissimo Arcade a Ghostbusters della Data East, facciamo così, Data East 1987, e gli metto che valutazione gli metto? Diciamo che è sfizioso, non memorabile, un po' Gauntlet. Che però Gauntlet è molto più bello, ricordiamo. Bene, quindi direi che questa è la dichiarazione di intenti dell'uso del mio nuovo Moleskin. Questo video non è stato finanziato da Moleskin, anzi Moleskin, se ci stai sentendo, finanzia le attività di Kenobisboch. E vi saluto e vi auguro buona giornata.